Grazie, grazie al Presidente Bufi. Allora, non so se era una minaccia o meno il fatto che ha detto che poi si riserva di intervenire nuovamente, però no, no, ma siamo qui per questo, quindi ci mancherebbe, no? È stato, a parte gli scherzi, è stato un intervento, direi, sicuramente esaustivo. E infatti adesso non so, io devo dare la parola a Luca Gaburro, ma ha detto tutto Bufi però, lei ha qualcosa nel cilindro che può... Saluto. No, perché poi tra l'altro voglio dire, se e non ho motivo di dubitarne, quello che ha detto il Presidente Bufi sono tutte cose puntuali, ha parlato, questo è un problema che viene da lontano, non è stato risolto, criticità, eccetera, eccetera. Dico, ma è senza tempo questa storia in realtà, non ha una data. Va bene, continuiamo a scoprire, vediamo quali sono appunto gli aspetti della questione Enasarco, che è veramente diventata una specie di giallo. Anzi, poi a proposito di gialli, chiederò al Presidente Righi qualcosa, perché è una cosa che da giornalista mi ha anche appassionato molto, insomma, vedere un aspetto particolare, ma insomma lo vediamo tra un attimo. Prima di dare la parola a Luca Gaburro, abbiamo dei rappresentanti, anzi rappresentanti delle forze politiche, li salutiamo naturalmente. Abbiamo la senatrice Ricchiuti, buongiorno, del Partito Democratico. Avrà una bella responsabilità perché a lei spetterà dare delle risposte, la platea ha visto, è una contro tutti qua, insomma, quindi dovrà trovare il modo. E poi c'è il senatore Gibino pure di Forza Italia, lo salutiamo e anche da lui ci aspettiamo delle risposte. Gaburro, io le do la parola, ho preso tempo per vedere così intanto di trovare qualcosa. A lei. Sì, innanzitutto nuovamente un buongiorno, un ringraziamento a tutti i partecipanti. Io faccio notare che questo convegno si svolge all'incirca 4 mesi dall'insediamento del nuovo governo e noi siamo ancora fiduciosi che ciò possa essere una circostanza foriera di buone notizie per la categoria degli agenti di commercio. In realtà, La interrompo, anche a 4 giorni dalle elezioni europee. a maggior ragione, assolutamente. E dicevo, noi immediatamente proponemmo le nostre proposte per il rilancio della categoria al governo Renzi. Ad oggi dobbiamo e vogliamo sottolineare il fatto che non abbiamo ancora dei risultati sostanziali, anzi, c'è stata la proposta, la famosa proposta degli 80 euro in busta per quanto riguarda i lavoratori dipendenti. Noi vorremmo una maggiore attenzione per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Perché anche noi rappresentiamo una parte cospicua dell'economia italiana. Io mi riferisco in particolare agli agenti di commercio che intermediano tra il 60 e il 70% del PIL italiano, quindi non sono pochi euro. Ma a prescindere da questo è chiaro che i mali della nostra categoria non sono addebitabili a un governo appena insediato, ma come diceva anche giustamente Maurizio Bufi, vengono da lontano, quindi sono figli dell'inattività, dell'inerzia dei diversi governi che in questi ultimi anni si sono succeduti alla guida del Paese. È chiaro che il malcontento degli agenti di commercio, per l'appunto a origini lontane, diciamo in generale che questi governi non hanno voluto riconoscere il ruolo trainante che la nostra categoria ha all'interno del sistema Paese. E ci sono questioni di carattere fiscale, ad esempio sulla detraibilità dell'auto, noi aspettiamo da anni una revisione del sistema. Ma questa revisione ci è negata da qualche lustro addirittura. E peraltro abbiamo anche problemi di carattere normativo sull'esatta definizione dell'agente di commercio, perché ancora oggi noi non lo sappiamo, ma non lo sanno neanche le istituzioni, l'agente di commercio, se è un imprenditore individuale, un lavoratore autonomo, un parasubordinato, un'impresa individuale, ancora non lo sappiamo. Ed è un assurdo perché poi noi ci vediamo appioppati, ad esempio, gli studi di settore perché ci equiparano ai commercianti, ai negozianti. Il negoziante e l'agente di commercio sono due mondi differenti, questo è bene ribadirlo. Poi perché faccio questa premessa? Perché chiaramente un'ulteriore ferita aperta che brucia tantissimo è quella della previdenza Enasarco. Oggi un agente di commercio si trova in estrema difficoltà perché spesso e volentieri è costretto, gioco forza, addirittura a dimettersi. Adesso non sto a spiegare i motivi, ma in buona sostanza le ditte mandanti nella nostra categoria, nel giro di 2 anni possono, senza colpo ferire,
togliere il 40% delle provvigioni alla gente. E quindi chiaramente questo noi lo sappiamo bene, la gente è costretta a dimettersi. Si dimette e quindi perde il lavoro, non trova un ricollocamento all'interno del mercato del lavoro. Mediamente un agente di commercio ha quasi 50 anni. Non ha ammortizzatori sociali, non è che l'agente di commercio abbia ASPI, mini ASPI, indennità di disoccupazione o quant'altro, e soprattutto perde la liquidazione, che non è riconosciuta in caso di dimissioni, e peggio di tutto entra nel novero dei famosi silenti, a cui prima il dottor Bufi faceva riferimento. Il problema dei silenti è una clamorosa iniquità che noi da anni sottolineiamo, perché per avere la pensione in ASARCO, in buona sostanza, occorre in parallelo arrivare a due requisiti, che sono almeno oggi 65 anni d'età, 20 anni di contributi, con un sistema delle quote che oggi è pari a 88, cioè con questi due requisiti minimi bisogna raggiungere quota 88, che è data dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica. Diciamo comunque sia in generale che in ASARCO alza, sembra proprio artatamente, questi requisiti per fare in modo di non dare la prestazione pensionistica agli agenti di commercio, e per l'appunto questa categoria di silenti si sta ingrossando in modo molto cospicuo. Pensate che ad oggi, e questi sono dati forniti dalla Corte dei Conti, ci sono 500.000 silenti, di cui 150.000 hanno almeno 5 anni di contributi versati, il che significa che in un regime INPS avrebbero diritto a una prestazione pensionistica, che oggi è assolutamente negata. Perché faccio riferimento ai silenti? Perché quello dei silenti non è altro che la cartina di tornasole di quello che è il sistema in ASARCO, che è un sistema assolutamente iniquo. È un sistema che costituisce un doppione dell'INPS, perché da quando c'è il regime contributivo e si sono equiparate le regole per la pensione di vecchiaia, costituisce un doppione, peraltro molto costoso. Ma non solo, senza andare a vedere i rendimenti del montante contributivo, che sono meno alti di quello dell'INPS addirittura, senza parlare dei coefficienti di trasformazione dei contributi in rendita, anch'essi sono meno favorevoli di quelli dell'INPS, quello che noi vogliamo sottolineare è che non è consentita la totalizzazione e che in ASARCO negli ultimi 10 anni ha dovuto mettere mano al proprio regolamento 3 volte. Ogni volta che cosa ha fatto? Ha alzato i contributi da versare, ha diminuito le prestazioni rese e soprattutto ha alzato l'asticella per arrivare alla pensione, proprio per la questione silenti, perché chiaramente in questi modi trattiene i versamenti contributivi alla ricerca, diciamo, di evitare disperatamente un default. Questo è il sistema in ASARCO. Ho cercato di essere il più possibile stringato, ma c'è di più, perché noi nel 2010 fornimmo una relazione molto accurata alla Commissione Enti Gestori, Commissione Parlamentare Enti Gestori, che allora era presieduta da Giorgio Iannone, dall'onorevole Iannone. In questa relazione noi sottolineiamo alcuni punti cardini. Allora, in primis, il bilancio in ASARCO era assolutamente spostato su obbligazioni e bond strutturate. Pensate, rappresentavano il 56% del totale dei soldi investiti da ASARCO e rappresentavano il 25% dell'attivo circolante, cioè di questo parliamo, senza entrare su in termini assoluti, che pure quello sarebbe significativo. Parliamo di un investimento in finanza alternativa, così viene definita, di più di 1 miliardo d'euro, quindi queste sono le cifre che ballano su ASARCO. E noi questo lo facemmo ben presente, come facemmo ben presente dell'assurdità, a parer nostro, del progetto Mercurio. Il progetto Mercurio, deliberato nel 2008, prevedeva entro il 2012 di vendere tutti gli immobili, 18.000 appartamenti, con lo sconto del 40% a favore dell'inquilinato, con l'obiettivo di fare una plusvalenza di 1,5 miliardi d'euro. Dopodiché questa plusvalenza andava messa in borsa con l'obiettivo di
garantire un rendimento del 5% netto. Ok? Quindi chi è promotore finanziario in questa sala gli si sta accapponando la pelle in questo momento, penso. Quindi noi chiaramente abbiamo subito detto che era un progetto senza capo né coda, che avrebbe avuto come unico risultato alla fine della fiera quello di svendere il patrimonio immobiliare, che non è altro che la rappresentazione della reale garanzia delle future pensioni per le categorie degli agenti di commercio e dei promotori finanziari. Questo abbiamo detto. Da dire un'altra cosa, noi sottolineiamo, attenzione, che Nasarco, alla ricerca di evitare il default, sta investendo in prodotti rischiosissimi, perché chiaramente deve cercare di mettere a bilancio dei rendimenti altissimi. E poi il risultato è quello che noi abbiamo, leggendo i giornali, notiamo che si parla di investimenti rischiosissimi, si parla di perdite potenziali per centinaia di milioni di euro, e quindi questo ci preoccupa fortemente, che a nostro avviso la politica avrebbe potuto fare molto, ad oggi non ha fatto nulla, lo dobbiamo dire ben chiaramente. Allora vedete, noi per questi motivi ci siamo posti una domanda. La domanda è: esiste un sistema alternativo a quello attuale, visto che questo è alla ricerca spasmodica, sfrenata direi, di una sostenibilità finanziaria, prescindendo da qualsiasi ragionamento ai fini dell'equità nei confronti degli iscritti? Perché il problema fondamentale è proprio questo. Noi ci siamo dati la risposta, e la risposta chiaramente è sì. Noi vogliamo un sistema alternativo all'attuale Nasarco, ed è per questo che oggi lo stiamo presentando a questa platea, e poi lo presenteremo a tutte le istituzioni e ai politici che governano il nostro paese. Bufi prima ha fatto un riferimento a questa nostra proposta. Il passaggio primario è chiaramente il commissariamento dell'Enasarco. Successivamente noi prevediamo la confluenza dell'Enasarco in un fondo ad hoc che venga costituito e individuato dalle istituzioni. Noi ad esempio proponiamo l'INPS, perché riteniamo che sia, diciamo, un contenitore già pronto, e chiaramente poi prevediamo anche la rimodulazione del progetto Mercurio con una metodologia che dovrebbe consentire un cash flow maggiore per le casse dell'ente pluriennale. Questo chiaramente che cosa significa? Per noi significherebbe dare maggiori certezze e maggiori trasparenza agli iscritti della fondazione, garantire un sistema più stabile chiaramente, e essere anche più facilmente, come posso dire, coinvolgere più facilmente quelle categorie che magari oggi non sono nell'alveo della previdenza Enasarco. Vedo Paolo Righi che dice: finché non cambia non c'è verso, e c'ha ragione, e soprattutto risolvere il problema dei silenti. Cioè, in automatico noi riusciremmo a risolvere la vita a 500.000 persone, o almeno a quelle 150.000 che hanno più di 5 anni di versamento. Io voglio solo far notare che il presidente di Enasarco Boco, il mese scorso, dinanzi alla commissione parlamentare di controllo, ha dovuto ammettere che Enasarco non è in grado di ridare i soldi ai silenti. Ha detto: è impossibile ridare i soldi ai silenti, perché altrimenti Enasarco non esiste più. Allora, se vedete bene, la domanda che noi ci siamo posti, ovvero sia: può esistere un sistema alternativo in cui l'equità, non dico venga prima, ma vada di pari passo con la stabilità finanziaria, è una domanda assolutamente pertinente, e noi dobbiamo mettere mano a questa situazione, perché sta diventando gravissima. Allora, l'auspicio è quello che i rappresentanti della politica sappiano trarre utili indicazioni dalle nostre proposte, e sappiano fare una sintesi e celermente possano presentare un progetto di legge
per la revisione del sistema Inasarco, perché noi siamo certi che sarebbe favorevolmente accolto questa circostanza dalle centinaia di migliaia di iscritti all'Inasarco e pensionati, siano essi agenti o promotori finanziari. Grazie.